Innanzitutto quanti sono? 10.500, numero più, numero meno, però siamo lì. Questi gli emendamenti, poi per domani arriveranno anche i subemendamenti. Perché così tanti? Perché visto che fino ad oggi non ha dimostrato il governo di voler ragionare rispetto a delle proposte di buonsenso che sono venute dal 99% della Commissione, se non con le buone ci arriverà con altri strumenti. Diamo molti punti di riflessione al governo. Basta che si chiarisca qual è la normativa oggi in vigore, perché siamo l'unico paese cosiddetto moderno che è privo di una legge elettorale, e la norma di salvaguardia, cioè se vogliono barare allora rispondiamo così, se invece sono in buona fede siamo pronti anche a ritirare gli emendamenti e a ragionare con loro. Quindi c'è margine di trattativa? Assolutamente sì, noi l'abbiamo sempre dimostrato, così come sulle riforme bisogna che anche il governo dimostri un po' di buonsenso e di disponibilità. Ecco, tra questi emendamenti in particolare quali sono i più importanti che avete presentato? Ma guardi, non c'è nulla di più importante, l'importante è stabilire qual è la legge elettorale che si può utilizzare in caso si dovesse andare al voto, e questo dovrebbe interessare anche il Presidente della Repubblica, perché un paese senza legge elettorale non è un paese democratico. Poi parleremo di quello che sarà la futura legge elettorale una volta realizzata le riforme, però deve essere evidente e chiaro che la nuova legge elettorale si utilizzerà solo una volta che si è superato il bicameralismo perfetto. Senza di quello noi abbiamo proposto tanti modelli di legge elettorale, poi si può discutere sul merito, però l'importante è aprire una discussione, cosa che fino ad oggi non c'è stata nel momento in cui hanno detto quei due punti nell'ordine del giorno non possono esserci. Ne torneremo a discutere martedì e vedremo come si pronuncerà la Commissione.